Sindaco Floris, finalmente i lavori si svolgono regolarmente quest'oggi, entro la giornata i vagoni dovrebbero essere rimossi, c'è soddisfazione immagino anche dal punto di vista dell'amministrazione di Andorra. Sì, è un'ipotesi di lavoro perché il meteo è favorevole, tecnicamente al momento non ci sono problemi, però non è detto che si possa fare in giornata. La speranza è questa, stanno lavorando per quello. Noi ci affidiamo ai tecnici LFI e di Vernazza che insomma stanno facendo un bel lavoro. Dunque la soddisfazione ci sarà appena tutto, vedrò un treno che cammina al posto di un treno fermo. Però detto questo insomma credo che possiamo dire che siamo a un bel punto. Ecco. Poi da qui comunque non si fermano le cose perché voglio ricordare che noi poi dobbiamo parlare di infrastrutture in questo paese. Non mi riferisco solo ad Andorra, mi riferisco alla Liguria che purtroppo è servita malissimo. Noi abbiamo infrastrutture che non funzionano, che non reggono. Un'autostrada carissima, 13 km, 2,30 euro, si immagini cosa vuol dire. Un'Aurelia che da 70 anni frana su Capomele e finalmente oggi mi hanno detto l'ANAS che faranno un intervento definitivo, dunque costruiranno 70 metri di tunnel che mi auguro venga fatto velocemente, circa 1 milione di euro di investimento, che dovrebbe finalmente risolvere in via definitiva il problema sull'Aurelia. Abbiamo l'Aurelia bis che esce ad Alassio, invece di collegare i due caselli autostradali tra Andorra e Albenga, e dunque anche lì abbiamo un'incompiuta. Abbiamo il raddoppio ferroviario tra Finale Ligure e San Lorenzo al Mare. Andorra-San Lorenzo al Mare tutto finanziato, ma cantiere fermo da tempo per un contenzioso tra di loro. E l'Andorra finale mancano ancora i finanziamenti, ci vuole 1,5 miliardi che non ci sono. Ecco, per chiudere però Sindaco, direi che se tutto andrà bene l'estate possiamo dire che è salva. No, no, certo, anche prima dell'estate, insomma, assolutamente sì, se tutto andrà bene riprenderemo il nostro vecchio cammino dopo 30 giorni di isolamento. E voglio dire, speriamo bene, insomma, i problemi li abbiamo avuti, i danni ci sono stati. I pendolari che hanno sofferto tanto, gli studenti, tutti noi abbiamo sofferto un isolamento incredibile. Beh, insomma, adesso ci siamo, speriamo bene, dai.